Caltanissetta, Street Factory, sedicesima giornata nazionale dello sport con i poli di Caltanissetta Giorgio Giordano e il sindaco della città di Caltanissetta Roberto Gambino. Per dovere istituzionale di Bontonne cominciamo dal sindaco, forse il modo migliore per cominciare ad approcciare lo sport, tanti bambini, gioia, positività, forse è anche il modo migliore per riprendere lo sport a Caltanissetta. Ma sicuramente io sono qua stamattina con grande senso positivo perché vedo tanti ragazzini che giocano, che fanno sport, che si divertono e sono il nostro punto di riferimento. Lo sono stati durante la mia campagna elettorale e lo sono tuttora durante la mia amministrazione. La nostra attenzione verso lo sport è primaria. Perché lo sport aiuta a formare i ragazzi, aiuta a tenerci in esercizio e aiuta soprattutto a formare una società migliore. Su questo noi punteremo sicuramente. Con l'aiuto del CONI provinciale, con Giorgio Giordano che è qua accanto a me, sicuramente faremo un buon lavoro. E allora la definiamo una puntata non di carattere sportivo, no alle scommesse, ma Giorgio, già c'è l'assist, il CONI sicuramente può aiutare l'amministrazione, è una sinergia che può portare miglioramenti, specialmente alla pratica degli sport e alla diffusione delle discipline sportive. Sicuramente, io sono contento della giornata sia per la grande partecipazione di ragazzi, ma soprattutto perché con Roberto, con il sindaco e con l'assessore allo sport stamattina abbiamo parlato, abbiamo pianificato di una serie di attività a 360 gradi che ci vedrà impegnati per cercare di migliorare lo sport a Caltanissetta sia dal punto di vista agonistico, degli impianti, insomma ci sono tanti progetti. L'amministrazione è sicuramente un'amministrazione che crede molto allo sport, quindi io sono molto fiducioso del proseguo della nostra attività. Per chiudere al sindaco Roberto Gambino, il suo sport, visto che oggi è la giornata dello sport, cosa racconta il passato sportivo del neo sindaco di Caltanissetta? Il passato sportivo vecchio racconta motocross, enduro, queste cose qua. Però il passato sportivo recente, ma non recentissimo piuttosto, perché purtroppo mi sono fermato, è il running. Cioè io sono un runner da 10 anni, quindi frequento Pian del Lago ed è la strada provinciale con tutti i rischi che ci sono e questa è una delle cose che devo attenzionare perché devo mettere le persone che fanno questo sport in sicurezza. Quindi senza ombra di dubbio possiamo dire che l'amministrazione di Caltanissetta per lo sport andrà di corsa. Grazie. Grazie, grazie.